L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Feisa. Cerca spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Feisa. Grande intuizione la sua. Alejandro Gomez. Prova la giocata nello spazio. Castagno. Scatta verso il pallone. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. Prova il filtrante. Jardel. Vuole la profondità. Salvio scatta verso il pallone. E va a colpire di testa. E la palla è entrata. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Cerca un compagno, riceve il passaggio. Alejandro Gomez. Pallone lungo, in verticale. Beccato in offside da guardalinea. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Non può sbagliare. Tentativo di allungare il gioco. Bella apertura. E passa. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Gioca con un pallone lungo. Qui può partire il contropiede. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Ecco Salvio. Riceve un pallone interessante. È riuscito a passare. Prova la conclusione. Salvati dal palo. Ha provato ad ingannare il portiere fintando prima di tirare. Stava quasi per funzionare. Deve essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Jardel legge bene l'azione, blocca il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Lungo passaggio in avanti. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Zapata! E il portiere dice di no. La mette in mezzo. Occhio alla conclusione. Idea buona, precisione no. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Lancio lungo del portiere. Prova la giocata nello spazio. Bell'anticipo, pericolo sventato. Alejandro Gomez. In questa azione manca.
giocata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Passaggio intercettato. Prova il filtrante. Andrea Almeida non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Alza la palla in profondità verso un compagno. Bell'intervento difensivo. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Pallone sul fondo, sì. Sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. È libero di creare pericolo. Castagne, il suo pallone è morbido. La toglie dalla porta! Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Libera tempestivamente. Ottima progressione, palla al piede. Cerca un compagno. Ci prova. Ottima palla del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Para con grande sicurezza. De Rung si fa trovare al posto giusto e allontana. De Rung prova a prolungare. Intercetta il passaggio, pericolo. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Il portiere la calcia lontano. Cerca spazio. Salvio scatta verso il pallone. Riesce ad intercettare. Prova a verticalizzare. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Opta per il lancio lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Vuole la profondità. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. L'Atalanta ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. E ha provato il gran numero. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. Cerca un compagno. Vuole il lancio filtrante. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Decide di sfruttare la fascia. Ali Adnan. Palla oltre la linea. Nessun dubbio, calcio d'acqua. Colpisce il pallone. Finalizzazione decisamente infelice. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Castagne prova con la palla lunga. Zapata, qui deve tirare. Salvio. Castagne. E con questa la palla. La
arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Si riparte per il secondo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova a passare con un pallone profondo. Se ne va. Cerca il passaggio profondo. E sarà a tiro dalla bandierina. Prova il filtrante, riceve in ottima posizione, ci mette una pezza, Zapata, ci prova di nuovo, prova la giocata nello spazio, vuole la profondità. Cerca un compagno, prova il filtrante, sulla fascia, è libero, cross in mezzo, allontana il pericolo. Castagna, tocco morbido, conclusione. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brivido. Perfetta parità dunque. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Feisa cerca spazio. Adebulu. Bel pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione.
avanzare l'azione con il lancio lungo. Alejandro Gomez. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Sulla destra. Prova con la palla lunga. Cerca di superare la difesa. Il portiere si oppone. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Prova la conclusione. E c'è il gol dell'Atalanta. E adesso possono tornare a controllare il match. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Sono in vantaggio di un gol. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Cerca spazio. Alejandro Gomez. Scodella in avanti. Alza la palla in profondità verso un compagno. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori giù. Atalanta si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Jardel spazza via senza pensarci due volte. Occasione, è un grande riflesso qui. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Va di testa, il pallone è dentro. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso la gara entra nel momento più delicato. Costringe l'avversario al fallo. L'Atalanta ora ha tre giocatori meno. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. De Roon prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Niente di fatto, azione interrotta. Vuole la profondità. Ecco il filtrante. Pericolo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Prova la giocata nello spazio. Palla intercettata.
spinge la palla lunga in avanti. Pallone lungo in verticale. Tocco preciso. Si libera la grande. Prova la giocata di fino. Va al tiro. Atebu riesce ad allontanare. Il Benfica tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello. Il loro è un gioco fatto di ripartenze. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Pasalic riceve l'ultimo avvertimento da parte dell'arbitro. Al prossimo intervento cattivo scatterà sicuramente il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarci un cartellino se continua a comportarsi così. Feisa gioca con un pallone lungo. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria. La loro azione si conclude qui. Jardel di forza. Salvio la mette sulla sinistra, cerca il numero. Jardel prova il cambio di gioco, spostano il baricentro sull'altra fascia, cerca il compagno. Arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Pasalic cerca la fondo sulla sinistra. La possibilità di andare verso la porta. Vuole il lancio filtrante. Libera tempestivamente. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Si libera della palla ed evita complicazioni. Si riprenderà con una rimessa laterale.
Prova il filtrante. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. La difesa riesce a spezzare l'azione. Salvio. C'è un'opportunità. Castagno. Opta per il lancio lungo. Posizione irregolare però. Palomino. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Prova la giocata nello spazio. Bella parata! Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Salvio la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Ci mette una pezza. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Duván Zapata scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Ottima giocata. Può crossare in area. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occasione per il contropiede. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Salvio. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Vuole la profondità. Ottima discesa sulla destra. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Casta. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Che partita si è giocata oggi, Luca? Erano partiti male, ma sono riusciti a imporre il proprio gioco e conquistare una vittoria meritatissima. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie a te, Fabio.